Oggi in Europa ci sono stati tre derby: l'Old Firm, derby di Glasgow 4-0 Celtic, il derby di Liverpool 0-0 e questo. Manco vi sto a dire qual è stato il più bello, il più avvincente e secondo me anche il più coinvolgente. Questo qua, il tanto vituperato derby di Milano, perché noi siamo così, noi italiani sputiamo sempre sulle cose italiane fin quando gli altri non ce le toccano. E oggi comunque abbiamo dato una pista ai due derby britannici tanto apprezzati da tutti, me compreso, Ma oggi non c'è stata veramente storia, è stata una partita fantastica, ribaltoni su ribaltoni, tanta, tanta, tanta qualità, ma anche ritmi altissimi. Una gara secondo me magnifica, la più bella dell'anno fino ad ora, a mani basse fra i top campionati europei. Comunque, riassumiamola, c'ho tanto, tanto, tanto da dire. Prima di tutto, una parolina, migliore in campo, senza alcun dubbio, Mike Maignan. Proprio a mani basse, non c'è Leao, non c'è Giroud, non c'è Tonali che tenga. Maignan è stato il migliore in campo, il man of the match a mani basse. Fa due paratone, salva risultato su Lautaro e su... Chi era che ha fatto quel tiro all'incrocio? Chala, se non sbaglio. Comunque fa due paratoni, ma nel complesso è un leader. È uno che comunque è sempre sul pezzo, coi piedi alla garella. Avete visto quella parata su Dzeko, su quello straccio bagnato di Dzeko alla garella coi piedi? Maignan è uno che non sbaglia mai, è uno che sta sempre lì, è uno che comunque nel momento del bisogno ti para sempre il di dietro. È un portiere così, da un'affidabilità ai difensori che ti svolta proprio la partita. Il Milan però non parte benissimo, c'è da dire, parte meglio l'Inter, pure se la prima grande occasione ce l'ha il Milan, o meglio ce l'ha sempre l'Inter ma nella porta sbagliata, autotraversa abbastanza strana di Bastoni che sfiora questo clamoroso autogol, ma poi comunque l'Inter continua a macinare e va avanti, bellissimo il gol di Brozovic, è bravissimo comunque sia Correa ma anche Lautaro, Lautaro protegge palla, Correa serve Lautaro e poi comunque riceve palla, la passa a Brozovic in profondità, voragine del Milan, Brozovic si inserisce, vede il varco e fa gol. Il Milan però qua reagisce veramente, qua c'è la prima grande svolta del match. Il Milan comunque reagisce e su una roba allucinante di Chala che fa un passaggio orizzontale da film horror. Segna con Leao che è infermabile. Leao, se sta in giornata, è devastante. Non c'è nessun giocatore che lo può fermare. Nessuno. Voi pensate a un terzino forte a livello difensivo. Non lo può tenere. Se Leao sta in forma, è veramente un giocatore. Non lo so, che o gli spari o lo atterri oppure comunque lui ti fa sempre ciò che vuole. Poi magari sbaglia, pecca di egoismo, pecca, fa un errore tecnico, ma lui ti salta sempre, 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 sempre. E oggi fa un grandissimo gol 1-1 e poi c'è un quarto d'ora da qui a fine primo tempo di solo Milan che assedia l'Inter che ha almeno tre palle gol nitide, nitide, nitide per fare il 2-1, ma non lo fa. L'Inter regge, tiene botta. Matteo, Tonali, ancora Leao, però comunque l'Inter non si sfalda anche se sbanda. L'Inter sbanda in avvio di ripresa, sempre Inter che non trova più la quadra. L'Inter oggi mi è sembrato un po' in bambola, non mi è piaciuta, anche se alla fin fine il pari, guardando le palle gol, poteva anche starci. L'Inter non mi ha convinto. Il Milan, anche quando ha sofferto da squadra rimanendo sempre sul pezzo. L'Inter no, l'Inter mi ha dato un po' l'idea di essere crollata anzi, come è crollata una settimana fa a Roma. Però questa volta comunque c'è da dire anche, c'è da dare a Cesare ciò che è di Cesare. I cambi di Inzaghi sono stati azzeccati, Dzeko su tutti. Nel secondo tempo il Milan ne fa due in pochissimo tempo. Prima Giroud, anche se qua, ora, questo qua è il classico, secondo me, gol che va fatto vedere nelle scuole calcio, ma non all'attaccante, ai difensori. Ci stanno, guardate dall'alto. Quattro giocatori dell'Inter che fanno da rettangolo, uno in mezzo che è De Vrij e la prende Giroud. Ditemi, spiegatemi com'è stato possibile. Boh. E poi comunque raddoppia
Personalmente sempre Leao, che fa un altro grandissimo gol, se ne porta a spasso 3, letteralmente 3, e poi comunque incrocia, Handanovic non può fare nulla, o meglio apre col destro, Handanovic non può fare nulla, è un gol letteralmente strepitoso, strepitoso, però Inzaghi qui dà un'altra svolta, secondo me due svolte nel match, una che poi ha cambiato effettivamente la storia della partita e una che ci ha provato senza avere quella... Non voglio dire fortuna, ma diciamo quella precisione sotto porta appunto per poterla poi svoltare, perché Inzaghi butta dentro Dzeko, butta dentro Darmian, fa i cambi che ha fatto all'Olimpico, ma questa volta questi cambi pagano. Dzeko subito fa un grande gol da attaccante vero, taglia il primo palo e segna, e poi comunque l'Inter li attacca, macina, spinge tanto, comunque l'Inter ci crede, sfiora il gol con Lautaro, sfiora il gol anche con Çalhanoğlu, sfiora il gol al 94esimo con Mkhitaryan, di un niente fuori, ma alla fine sta palla non entra, vince un grande Milan, vince un Milan che comunque dà una botta clamorosa all'Inter, perché questa è stata una botta. L'Inter perde due partite, due big match, due scontri diretti con la Lazio, insomma, ma col Milan sicuramente sì, in poco più di una settimana. Mamma mia, io ho il fiatone, ma non perché sto parlando, ma perché quello che ho visto è stato clamoroso, una partita fantastica, veramente fantastica, e questo Milan, dopo le critiche giuste, meritate, di Sassuolo, risponde alla grande e fa vedere a tutti che comunque al momento è secondo me la squadra forse più forte del campionato. Il Milan nel complesso secondo me non è tecnicamente la più forte, ma se guardiamo lo stato di forma, l'Inter comunque le sta perdendo un po' di partita, ha perso punti e non sta convincendo al 100%. La Juventus è quello che è, il Napoli ha rallentato e non poco le ultime due, vedremo comunque questa sera, la Lazio non è da scudetto, la Roma neanche, quindi forse in questo preciso momento il Milan è la più in forma e diciamo la più forte in senso lato del campionato, ma ci attende una Serie A veramente stupenda. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua, vi ricordo che se vi è piaciuto il video, spero comunque di aver trasmesso un po' anche le emozioni che ho provato io in partita. Potete iscrivervi, commentare scrivendo la vostra e lasciare anche un bordello di like. Ci vediamo stasera, ciao!